pomeriggio amici della Mondo Futsal TV, siamo collegati dal Pallamucci di Aprilia per la 14ª giornata prima di ritorno di Serie C2. Oggi si affrontano Buenaonda contro Compagnia Portuale. Fischio che arriva in questo istante, inizia il match con il Buenaonda in possesso di palla. La sinistra, Longo converge, infatti la conclusione respinge poi Mameli. Adesso Crepaldi, la conclusione di Crepaldi, la sponda De Giudici, il palo di De Giudici, tocca per Crepaldi, pallone in mezzo, De Giudici stoppa sfera, De Giudici, Crepaldi è pronto alla respinta sul secondo palo, sono due uomini in area, parte la conclusione ed è bravo Pacioni a chiudere il palo, poi De Giudici trova dietro Pacioni, la conclusione di Pacioni, respinta e attenzione al pallone che termina sulla parte alta della traversa. Parte adesso, la conclusione, respinta ancora da Persi, poi Longo, attenzione Leone che va in contropiede, Leone e la spara addosso a Pacioni. Passaggio in mezzo, Leone finisce a terra, non c'è fallo, quindi Infanti con la sola, la conclusione e trova l'esterno della rete. Scardinare un'attenta difesa della Compagnia Portuale, quindi Longo, la conclusione e arriva il vantaggio del Buenaonda con il numero 10 Longo che... funziona il movimento numero 10, si è mosso alle spalle della difesa della Compagnia Portuale ed ha insaccato di sinistro, ritrova concentrazione, fatto Cimadonna, il tiro di Cimadonna viene respinto da Persi, il numero 15 del Buenaonda, quindi Antonelli, la di rigore, la conclusione, attenzione, arriva il gol del Buenaonda, il raddoppio, si tratta però di autogol. Quindi Capra sale sulla destra, viene servito adesso Capra, la conclusione e Crepaldi la va a togliere con la punta del piede. Alla fine Crepaldi è bravo in dribbling, poi se la perde, la ritrova e passa il pallone per Antonelli che sale palla al piede. Antonelli, conclusione col destro. Gira ancora il numero 13, viene chiuso da Modesti che sale palla al piede con il destro. Modesti, la finta, serve poi Antonelli. La conclusione di Antonelli e va a realizzare il 3-0 il numero 7. Che incrocia con il destro sull'altro palo. Sempre Petretto, poi Tangini, pallone dentro per Castelli che si gira, aspetta a rimorchio qualcuno, lo trova, il pallone dentro, respinto da Pacioni e quindi riesce a rimediare, poi ancora il Buenaonda, lotta a Modesti, in mezzo a due, serve Cimadonna, pallone non è uscito, quindi Longo, la conclusione di Longo con la punta del piede. Tocca per Longo che si muove in verticale, serve poi Bergamini, la tiene di Bergamini e arriva il gol del 4-0. Con la punta va a battere Persi di nuovo. Si chiude su due Infanti, quindi sale Longo. Il dribbling del numero 10. Tocco per Bergamini, dentro Longo! E Buenaonda Show! Che grande azione tra Bergamini e Longo. Un risultato che è sicuramente pesante. Intanto è pure dentro qui Leone che stava provando il jolly praticamente. Turella, pallone dentro, respinto, quindi può andare in contropiede veloce Infanti, serve Crepaldi, ancora Crepaldi, la conclusione di Crepaldi e qui è bravo Persi a deviarla, stoppa la sfera dei giudici, si gira, serve bene Crepaldi, Persi la respinta e alla fine arriva il gol annullato, però annullato. Troppo vigore intanto, qui ancora un errore, Infanti dentro per De Giudici e sbaglia qui. Cimadonna, ancora Mameli, passaggio per Turella, alla fine il colpo di testa, il salvataggio vincente da parte di Pacioni. De Giudici ancora stoppa il pallone, sempre De Giudici, va viene dribbling De Giudici, ancora Persi. Qui va in pressing, chiude direttamente su Mameli, poi dentro Leone, la conclusione! E arriva il gol del 5-1 della squadra della Compagnia Portuale in girata col destro di Persi da dietro, lancio lungo per Leone di testa e arriva il gol del 5-2. Attenzione, scambio tra i due, adesso prova a non perdere la squadra della Compagnia Portuale, intanto Sacchetti, Arduini, conclusione, Crepaldi respinge, ancora Sacchetti, nella di rigore, si gira, chiuso ancora Arduini e il pallone che finisce al lato. Ancora Arduini, Castelli, lo scambio con Leone, poi Petretto, la conclusione ed è 5-3, attenzione, sale sulla fascia sinistra Leone, ancora Leone, dentro per Sacchetti, aggancia la sfera, tocca per Vetrulla ed è bravissimo Pacioni a dire di no del Buenaonda, si rimane lì, adesso a porta vuota, Cimadonna sbaglia, Modesti incredibile, a porta completamente sguarnita
ancora con Petretto, poi Petrulla dentro Leone, incredibile, poi Crepaldi la spazza, stoppa il pallone, chiamano la fine della partita, giocatori, buona onda, poi la conclusione, Bacioni, respinta, poi ancora il palo da parte di Petrulla e arriva il fischio, attenzione, Antonelli recupera e arriva qui il fischio finale da parte del direttore di gara, tre punti importantissimi in chiave salvezza per il Buona Onda con sofferenza alla fine, ma una grande prestazione e porta a casa la vittoria. Per oggi è tutto da Emanuele Tegon, Mondo Futsal.